Signori, benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 2 Remake. Dopo aver trombato Ada, dopo essere usciti, insomma, dal parcheggio con Ada, vedi che si gira dall'altra parte, che si vergogna, abbiamo preso un po' di confidenza, abbiamo parlato, abbiamo dialogato, gli ho infilato un discorso, insomma. E quindi, detto questo, siamo usciti dal parcheggio e ci stiamo dirigendo verso Annette. Abbiamo visto nell'episodio precedente che sembra esserci Godzilla nelle fogne e adesso siamo in una safe room in attesa di proseguire e direi di andare. Luoghi sempre più allegri e noi tra l'altro non siamo messi benissimo a munizioni. A parte del pompa abbiamo 8 colpi che possono essere anche 8 eventuali zombie. Ci siamo creati un po' di munizioni, però diciamo che di risorse stiamo scarseggiando, a parte per le medicine. Sei decisa? Qua la torcia non l'accende, peccato che la torcia non abbia tasto manuale, diciamo. Ah, ecco dove erano. Altri colpi, non mi piace il fatto che li stiamo trovando allo stesso tempo, perché potrebbe esserci qualche boss fight da fare. Madonna. Non è tardi per tirarsi indietro. Vai a cagare. Scherzi, dovrai sopportarmi fino alla fine. Vai a cagare pure tu, Leon. Mamma mia, guarda, tra l'altro guarda che cazzo di atmosfera che ti dà. Ma è fantastico sto gioco. Minchia, dove cazzo sia? Ah, in mezzo alla merda. Sicura che sia di qua? Così pare. Aspetti. Cos'è? Cristo santo! Cosa cazzo è? Oddio, visuale incredibile. Ma è un coccodrillo. Ma allora non sbaglio a dire che è Godzilla. Sono morto. Ma è Godzilla. E allora io devo correre, ma no, non devo rallentare. Ma che due coglioni. Ma veramente? Ma no, non corre più di tanto. Porco di quel cane. Ma non che devo evitare le scatole. Attenzione. Ah, ok. Cazzo! Sì, ma vai a cagare. Oddio. Oddio. Ma non si può schivare sta roba. Che mi diceva, vuoi cambiare la difficoltà? Non è che è questione di difficoltà, è questione di movimenti. Dai, 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 Leon. Oddio. Oh. Ti è piaciuto, eh? Alligatore del cazzo. Tu questo me lo chiami alligatore? Che stiamo figli Godzilla? Una granata. Mamma mia, raga. Porca puttana. Fammi scendere la scala. Che diavolo era? Muoviti a salire. Ecco perché non c'erano zombie nelle fogne. Ora si spiega tutto. Se l'è mangiati. Guarda quant'è. Avevo avvisato. Aveva detto che il virus trasforma le persone in mostre, non i rettili. Tusce. Sono sorpresa tu sia ancora intero. Senti, hai rotto i coglioni. Proprio turico accusi, papale papale. Tami un ascensore, dai che ti mostro il mio rettile ora, dai. Vai a cagare. Così sei posizionata? Ah, ok. Non riesco a capire. L'Umbrella, a chi vende mostri del genere? Al nostro esercito? Ad altri stati? Non vendono mostri, vendono i virus che li creano. E Annette li sa rialzare. E quella donna è molto più pericolosa di quell'alligatore. Ah, quindi è una donna, Annette, ok. Sono stato un coglione a pensare fosse una getta, ma vabbè. In fondo, chi mi segue sa che io ho problemi. Qua non c'è nulla. Mamma, meno male che non è stata... Non dovevamo affrontarlo chissà come. Ok, qua c'è un'altra safe room. Vabbè, spariamoci un salvataggio, giusto per... È di sicuro... Ferma, dove sei? Che cazzo è? Annette Burke. Ah, lei? Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! Oh! Non avrete mai il virus G! Oh, cazzo, ma mi hanno sparato! Non sembra la tipica scienziata.
Leon! Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. Dai, Leon. Madonna. E ora? Ma in che senso? Che cosa significa? Rialzati. Oh! Oh! Oh. Gioia! Insegua me. Se non ce l'ha lei, sarà nel nest. È una gnocca, dai. Di che stiamo parlando? Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Ma scusa, quindi siamo ad... Oddio! Corri quanto vuoi, Annette, ma non puoi nasconderti. Ma siamo una gnocca. E qua c'è Leon ferito, il nostro sceriffo qua. Siamo una gnocca. E come siamo attrezzati? Abbiamo soltanto una pistola di merda. Bellissima. È una pistola che si chiama, non è la Matilda. È la Broom HC. Che sarebbe uguale, però... Leon l'ha chiamata Matilda. Bene, allora, vediamo se troviamo qua robe interessanti. Qua c'è un ascensore. Non possiamo accedere. Qui non c'è nulla. Dobbiamo proseguire. Ma dovrebbe esserci qui qualcosa. Questa stanza me la dai in rosso. A meno che è qua sopra, ma non... Ma come cazzo salgo qua sopra, scusa? Cos'è? Da dove te lo sei uscito? Rilevatore MF. Usa il rilevatore per individuare i cavi e prendere il controllo di apparecchiature elettroniche. Attenzione, questo sarà... quindi qua ci sono i cavi, io prendo quello e prendo il controllo. A meno che... Ah, è qua. Vaffanculo. Oh, ho fatto partire la turbina. Ma qua dovrebbe esserci qualcosa. Vediamo se è qui un attimo. No, ok, qua non c'è nulla. Guarda il cadavere come è morto. Come si stava mutando, tipo. Ok, adesso che la turbina funziona, è una gnoccata. Ma di qui non possiamo tornare. Ah, posso... Io hackerato. Calma, con calma. Un gioco da ragazzi. Vai a cagare. Ah, era rosso perché c'era qualcosa da fare, non da prendere. Bene, proseguiamo. No, 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 no. Che schifo. Ma poi sono giganti, ragazzi, sono dei ratti. Lo acceleriamo. Bellissima sta cosa però, eh. Vediamo se possiamo evitarlo. Intanto c'è una nota. Ispezione settembre. Ho già compilato una richiesta di la scorsa settimana, ma ci serve subito un braccialetto identificativo di ricambio. È indispensabile per accedere ad alcune aree della struttura, quindi sappiamo che questo braccialetto serve anche noi. In altre parole, senza non possiamo fare il nostro lavoro, quindi non voglio sentire nessuno accusarci di perdere tempo. Aspetta un attimo, buon uomo. Quanto vedo una roba? Che qua non abbiamo niente. Io posso evitarti tranquillamente. Me ne vado per i cazzi miei. No, non posso perché è chiuso. Veloce. Ok. Evitiamo. Vai a cagare. Ok. Fin qua ce la giochiamo di lusso. E abbiamo trovato dei colpi. 12 colpi. Che schifo. Minchia. Ma tu guarda. Ma sfonda. Lo prendo come un sì. Qua altra roba c'è. Dobbiamo... Ma non abbiamo una torcia che non vedo un cazzo. Guarda qui, qua c'è un altro cavo. Dove cazzo è sto cavo? No, si stanno alzando tutti, raga. Madonna. Vai a cagare. Che due coglioni però sprecare colpi così. Ok, ok, ok. Ci siamo fatti fuori almeno questi zombie qui. Anzi, i colpi ci rimangono. Però qua è chiaro che ci sia qualcos'altro da fare. Devo seguire il cavo, ma non riuscivo a farlo con calma. Andiamo da questo lato. Ma buongiorno, amore mio. Vaffanculo. Dai. Dei colpi. Qui ce ne possiamo andare. Intanto abbiamo preso tutto, vedi, se non esploravamo bene, non trovavamo questi colpi, non trovavamo la stordente. E direi che a sto punto, in base ai colpi che abbiamo trovato, i colpi che abbiamo spesi, ci può stare che qua no. Minchia, si è rialzato. No, devo evitarli, raga, devo evitarli. Tre gli è esploso la testa e uno sarà comunque morto, quindi... Ok, li considero fatti tutti. Li considero fatti tutti perché è difficile che qua ci torneremo ancora. Dov'era? Era tipo qui. Eccolo, che due coglioni per trovare sta roba. Oh, si è aperto. Ok, e siamo ai piani superiori. Guardali dov'è. Guarda dov'è, figlia di puttana. Ok, entriamo in questo corridoio.
cocciuto di un bastardo. Buongiorno. Veloce. Oddio. Oddio. Qua c'è qualcosa da prendere. Munizioni qui. Dai. Metti ansia. Ok. Vai, 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 vai. Veloce. Oddio, Maria, raga, cosa stiamo facendo? Aiuto. C'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Allora, aspetta, con calma, con calma. Non penso ci stia inseguendo ancora. Qua c'è qualcosa? Mamma mia, raga, che ansia quando c'è quel coso che sai che è immortale. E devi fare comunque le stesse cose con uno che ti insegue così. Allora. Oh, salviamo, salviamo. Ok, abbiamo salvato, siamo usciti da questo luogo di merda. E lui fortunatamente non ci insegue. Adesso qui c'è una porta, ma manca corrente. Perfetto, quindi presumo dobbiamo... Qua si può addirittura andare sopra. Diamo un'occhiatina rapida qui, vediamo se c'è qualcosa. Ah, qua c'è il coso, dovrei sprecare un colpo. Vabbè, speriamo di recuperarlo e non pentirci di questo proiettile. Saliamo sopra. Ma è qui che prosegue il cavo? Sì, mi sa di sì. No, vabbè, da qui c'è una leva. Una nota, che questa è l'ispezione settembre. Grazie al nuovo braccialetto finalmente possiamo ispezionare l'area di demolizione. Secondo il rapporto dell'altro giorno sull'inceneritore non è niente di che. Probabilmente è solo un mucchio di rifiuti. Terminato questo rapporto andrò a dare un'occhiata io stesso. Ok, qua possiamo tirare una leva. Penso apra il portone. Ah no, apre questo portone. Madonna. Un cadavere, 100 euro che si alza. Ah, il braccialetto. Braccialetto identificativo, godo. No. Figlia di puttana. Complimenti. Vuoi bruciarmi viva? Non metterai mai le mani sul G. Non sono la sola a volerlo. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. Oh cazzo. Cosa faccio? Ok, segui il cavo, segui il cavo. Vai, 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 vai. Dai, sto bruciando. Vabbè. Vai, vai, vai. No. Va, caga. Sono un coglione perché non ci ho pensato prima a fare sta roba. Va bene, lei qua proverà a incularci. Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta, prima non lo sapevo. La stronza sa il fatto suo. Da notare come Ada comunque si è salvata da una situazione in cui con Leon saremmo sicuramente morti. E abbiamo il braccialetto per accedere a quest'area. Account ospite confermato. ID autorizzato fino al 1 ottobre. Quindi hanno pure una scadenza sti braccialetti. Restituirlo entro questa data. Non credo proprio. Allora, qui non c'è niente perché il corridoio è segnato in blu. Quindi dobbiamo per forza andare lì. Siamo tra l'altro pure un po' feriti. Sarebbe buono trovare qualche medicinale. In tutto questo sono curioso di sapere che cazzo sta facendo Leon. Magari è lì morto, mangiato dagli scarafaggi. Ok. Oh, che cazzo è? Mamma mia, è una gnocca, raga. Guardala lì. Dove sta sui coglioni già questa? Basta giocare a nascondino. Va bene. Cambiamo gioco. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del genere? Teoria interessante. Cos'è? Se non collabora, otterrò un campione dal Nest. Non finché sarò vivo. Porca puttana, raga. Oddio. Dov'è Leon quando serve? Minchia, bruttissimo. Oh cazzo.
Mi sa che ora siamo di nuovo Leon, quindi, ok. Ecco, ecco. Guarda che si sveglia il nostro sceriffo. Ada. Dai cazzo, alzati, vedi che sta esplodendo fra pochi secondi. E siamo qua, trova Ada. Quindi dobbiamo rifare Ada. Lo stesso percorso. Saliamo da là. Ah, ma qua è esplosa la scala. Quindi con Leon cos'è? Passiamo di qui? È tutto un altro percorso, quindi. Vabbè, che magari si ricollega, dubito. No, in effetti sono zone nuove. Qua possiamo salvare, salvataggio della vita. E a livello di attrezzatura, sì, siamo messi bene. Sì, troppe safe room così a caso, però. Procediamo. Qui non c'è nulla. E qui nemmeno, dove cazzo devo andare? Chiusa. Ah, devo scendere di qui. Attenzione. Ma che c'è un altro coccodrillo incredibile. Perché Leon va sempre nella merda? Che profumo. Immagino Leon. Sarà Chanel. E tra l'altro quest'aria è rossa, quindi qualcosa qui potrebbe esserci. Già che abbiamo acceso la torcia e qualcosa. Oh oh oh. Idrante. Però sembra ci voglia una chiave. Un qualcosa per aprirlo, tipo. Vediamo se troviamo qualcosa qui. Mamma mia, lì c'è un bivio. Mi sembra di vedere. Vediamo. Qua è chiuso. Vediamo se c'è qualcosa. Cos'ha? Colpi pompa, due proiettili, si sono rotti il culo, però graditissimo. Procediamo, quanto è bello, quanto è realistico, raga, che si bagna Leon mezzo qua. Quanto figo come è fatto. E di qui possiamo procedere. Sali, buon uomo. Tra l'altro qua c'è ancora qualcosa nel canale superiore. Oh 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 oh. Cosa? Porca puttana, videocassetta. Operazioni. No, ho sbagliato, ma io non ho fatto niente. Ma che cazzo è? Mi spara da sola. Ma perché spara da solo? Raga, io vado solo in mira. Ok, ora no. Raga, andavo solo in mira, mi sparava da solo. Che c'è? Si sta spaccando il mouse? ho sprecato un bel po' di colpi, madonna. Che ho paura a mirare adesso. Procediamo. Ecco, qui qualcosa c'è, in teoria, da prendere. Ti prego, fammi trovare munizioni, roba così, perché comunque qua penso ci vogliano. Questa è chiusa. Qua o non lo so, si aprono col braccialetto, ci vuole una chiave. No, porta chiusa. Chiusa e basta. Cos'è? Spinotto elettrico. Esaminare sta roba. Oggetto chiave. La testa di questo spinotto è ispirato ma di torre. Ok. Presa elettrica. Madonna. Non si può aprire? Porca puttana. Ma io qui posso rimettergli lo spinotto e abbassare il ponte. Ok, ho un'idea. Non ho più un'idea. No. Dai, avevo il pugnale però, che due coglioni. Ecco, stavo pensando, se loro sono ora entrambi lì alla piattaforma e io tolgo lo spinotto, li schiaccio. Schiaccio un paio di cazzi. Vabbè, dubito ci sia ancora qui da perdersi tempo. Abbiamo lo spinotto elettrico. Quelle porte sono chiuse. Non ti alzare, dai, che sto esaurendo i colpi. Per cortesia, ce l'ho una, mediciamola. Non siamo messi proprio benissimo a sto giro, eh. Allora, vediamo se possiamo mettere questo spinotto sull'idrante. Ma ho un po' di dubbi, ma proviamo. Infatti, i miei dubbi sono fondati. Quindi dobbiamo trovare una manopola a te. Lì il problema è che ci sono quei due zombie. Questo è il problema. Noi dove cazzo siamo? Ecco, e qua ci sono porte chiuse, chiuse e chiuse. È per forza di qui che dobbiamo vedere qualcosa. Perché non c'è altra spiegazione. Sì, ma non si alza. Ecco, bastava fare uno scalino. Si è alzato pure l'altro? Sì. Vabbè, lievito. Abbiamo più medicine che proiettili, quindi secondo me è la migliore opzione per adesso. Cosa abbiamo qua? Un pugnale. Tanto non lo uso. E qua non c'è più niente. Qua penso possiamo passare di sotto. Certo, qua sarei curioso di vedere un po'. No, ma andiamo dall'altro lato. Ok, qua non c'è più niente, quindi dobbiamo per forza passare di sotto. E anche veloce, perché quelli lì ci inseguono.
Ah no, non possiamo passare di sotto, quindi dobbiamo buttarci qui. Qui è chiuso. Ma veramente? Madonna. Direi di sì. Merda veramente. Speriamo solo che non ci siano altre brutte sorprese. Cos'è? Madonna raga, non mi piace. Pianta blu. Qua c'è un'altra cosa. Serve questa manopola. No raga, c'è qualcosa sott'acqua. Vado di pompa. Cos'è? Polvere da sparo di alta qualità. Godo. Eppure qua c'è qualcos'altro, Andiamo solo a controllare per bene. Dovrebbe esserci qualcos'altro. A meno che me lo pinga così solo perché c'è la manopola da mettere. Ma però qualcos'altro mi sa che c'è. Qua sembra di no. Vediamo. Cos'è? Oh, oh. Mi ha preso di nuovo. Minchia raga, avevo due pugnali e li ho sprecati. Ne sarà valsa la pena? Vorrei tentare a buttare la granata. Ci proviamo, ci proviamo. Tiro la granata, perché i due pugnali non è che... Ma... Che cazzo fa quel bestione entrare in un metro d'acqua? Dai, vai a fa culo. Saliamo, per cortesia. Dai, meglio due pugnali, sti gran cazzo. Cazzo se ne frega. Una funicolare. Interessante. Se funziona. Qua non dubito, c'è ancora qualcosa che funziona. Ok, saliamo qui. Madonna. Ok. Dove siamo? Stanza di controllo. Leggi la nota. Copia dell'email al quartier generale Umbrell. Direttore Owens, gli allarmi stanno scattando in tutto il Nest. Non so cosa stia succedendo, sento degli spari e non riesco a raggiungere il responsabile della mia sezione. Siamo in trappola, abbiamo bisogno di aiuto e al più presto. La situazione qui è critica, il Nest è stato contaminato dal virus. È incredibile, il sistema di emergenza non si è nemmeno attivato. È opera di esterni, non riesco a immaginare di chi possa essere stato. Ma perché? Meyer e Kim sono morti, non riesco a smettere di tossire. Perché non mi risponde? Figlio di puttana! Direttore Owens, è lei, è sempre stato lei! Quindi il direttore Owens è il responsabile di tutto questo caos. È stato voluto, ma perché è stato... Ah, qui è dove eravamo... Ok. Non siamo lontanissimi da Ada. Lei era qui, qua ci ha fatto esplodere Annette e noi ci siamo buttati dall'altro lato. Dovremmo essere vicini comunque. Eccoci qua, il nostro sceriffo. C'era pure Godzilla qua in giro, anzi non l'abbiamo incontrato. L'altro Godzilla, quello vestito di nero. Quel rumore non mi piace. Manco a me, andiamo d'accordo su una roba. Dove sei? Oh, eccola! Ada! Oddio. Tu vedi che puoi fare? E che puoi fare tu? Urla, urla. Vabbè, questa è una safe room e qua è chiaro che c'è qualcosa. Allora, intanto cosa abbiamo? Missioni della vita. Si chiamano proprio della vita. Qua c'è un... Volantino impresa fognature. Saluti dal presidente, grazie per esservi rivolto alla Knight Construction Company. Negli ultimi 20 anni abbiamo avuto l'onore di lavorare ai sistemi fognari di alcune delle città più importanti del nostro paese, senza mai perdere di vista la componente ludica e un design industriale innovativo. I due nostri marchi di fabbrica, noi di K e di KCC, ci crediamo che anche le opere... Vabbè, che era quella lì? Dov'è? Knight Construction Company. Quindi noi di KCC crediamo che anche le opere sotterranee meritano un design curato, più raffinato di una regina, più solido di una torre ed elegante come un alfiere. Il nostro lavoro porterà la vittoria a tutti coloro che la sceglieranno. Che vinca sempre il migliore, Presidente Knight Construction Company, membro onorario Federazione Scacchi, consigliere onorario Club Scacchi di Raccoon City e figlio di puttana di Raccoon City. Ah, il lettore DVD, possiamo ascoltare la videocassetta. Usa. Ti prego, basta. Fermo, ti prego. Ti prego. No, 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 no. Da questa parte, schifoso! Lascialo. Non fargli male. Ah, quello che abbiamo affrontato. Era quello che abbiamo affrontato. L'avranno diffuso i ratti.
hanno diffuso i ratti. Attenzione. Io farei un salvataggio. E c'è ancora qualcosa in questa stanza. La controllerei per bene. Ma andando qua ci sono tre interruttori. Penso per aprire la porta. Se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. E l'alfiere e la regina non sono uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. È un enigma. Bloccare la porta dell'area U. Ho perso le istruzioni che dicono come aprire la porta dell'area U durante l'ultimo urgente trasferimento. So che bisogna inserire uno spinotto in ogni terminale, ma non ricordo l'ordine. Se qualcuno lo sa, per favore lo scriva qui sulla bacheca. Ah, avete capito. Questi spinotti qui sono a forma di scacchi. Quindi c'è la torre, la regina e il cavallo. Solo che questo qui sembra tipo il cavallo, che è palese che deve andare qua. C'è pure qua cavallo. Perfetto. In più, questa nota diceva: la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. L'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. Quindi comunque la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. Quindi se il cavallo e la torre deve essere qui. E la torre è quello che sollevava il ponte. Qua ce ne sono altri. Quindi per aprire questa porta dobbiamo comunque prendere un mare di spinotti. Ma quello mancante è quello. Qua la maggior parte ce li abbiamo. Allora ragazzuoli, io direi che per questo episodio noi ci salutiamo qui. Mappa Fogne, God. E nel prossimo episodio cercheremo di salvare Ada facendo pure questo enigma. Signori, alla prossima. Ciao belle mie.